Percorsi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori, le cui imprese hanno sede nell'area di crisi complessa della Val Vibrata, Val Tronto. A renderlo noto è l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, a seguito della pubblicazione della graduatoria. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Abruzzo ammontano a oltre 1 milione di euro. Abbiamo rifinanziato il primo intervento in materia di formazione dopo la proroga dell'accordo tra Regione Abruzzo, Regione Marche e i rispettivi ministeri competenti. Sicuramente un'iniziativa fondamentale, perché abbiamo messo in campo 1 milione di euro per formare e riqualificare tutte le persone licenziate nell'area di crisi complessa Val Vibrata. C'era una graduatoria già in essere, quindi prima di fare un nuovo bando ho voluto fare lo scorrimento, perché qualche anno fa questa graduatoria è rimasta scoperta finanziariamente. Dopo queste iniziative ne faremo altre, sia per quanto riguarda le attività produttive, ovvero per acquistare nuove strumentazioni, anche considerando che ci troviamo nella fase della transizione digitale, e continueremo a puntare sulla formazione, perché molte aziende, non solo nella Val Vibrata ma in tutto l'Abruzzo, cercano delle maestranze ma mancano determinati profili. Quindi continueremo a fare questo lavoro di profilazione col supporto del Centro per l'Impiego, che va a orientare e fa questo matching tra domande e offerte di lavoro. Parlando della Vibrata, non si può non menzionare l'avvertenza Betafens dopo la soddisfazione per la chiusura positiva dell'avvertenza che riguardava la Purem di Castellalto. La Purem ha avuto un esito positivo, è stato un percorso difficile, ma siamo riusciti a raggiungere il risultato, salvando 70 posti di lavoro. Questo si rende grazie a un lavoro sinergico tra noi, le parti sociali, ma gli stessi lavoratori che hanno fatto la marcia del tubo. Su Betafens la regione sta cercando di fare la sua parte, noi siamo a disposizione, metteremo in campo ogni azione pur di salvare il sito di Tortorete e garantire il futuro ai lavoratori della Betafens.